Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati nel mio canale. Eccomi qua finalmente con un nuovo video dopo molto tempo in cui non ci vedevamo. Spero che voi abbiate passato una bellissima estate. Aggiornatemi sotto nei commenti con tutto quello che avete fatto, tutte le novità, perché sapete che mi piace insomma rimanere in contatto con voi. Sto cercando di non spoilerare nient'altro, perché in realtà il primo video doveva uscire ad ottobre con tutte le novità che avevo preparato per voi quest'estate, però per necessità di tempi questo video uscirà prima e quindi cercherò di non spoilerare nulla, perché ci saranno tantissime novità che però vi parlerò tutto appunto a ottobre nel video dedicato. E niente, iniziamo con il video. Oggi andiamo ad aprire un bel pacco e niente, andiamo prima a scoprire cosa c'è dentro e poi andiamo a realizzare qualcosa. Ok, allora apriamo questo pacco. Questo pacco arriva direttamente da kingskate.it. Ci vuole un'arte per aprire i pacchi così, eh? E voilà, all'interno troviamo questo skateboard. Arriva direttamente da kingskate.it, quindi potete trovare sul sito sia questo skateboard che altri tipi di skateboard. Quello che ho scelto io è in nero, ma la particolarità di questo skateboard è che ha i LED nelle ruote. Adesso ve lo mostro. Dall'immagine si vede meglio, praticamente correndo le ruote si illuminano con tutte le lucine colorate. Ok, allora tornando al nostro skateboard, io l'ho scelto nero appunto e con le luci a LED, esattamente come vi dicevo prima, e l'ho scelto in plastica. Questo perché ho provato più volte, ho acquistato più volte degli skateboard con la tavola in legno, ma ho notato, vabbè, non ho mai preso niente di costoso, che magari ha una qualità più alta, però ho notato che quelli in legno, dopo un po' di tempo che magari rimangono giù in giardino, anche tenendoli comunque al coperto, non sotto la pioggia, dopo un po' il legno tende a rovinarsi, a sfaldarsi, a impregnarsi di umidità e quindi a rompersi più velocemente. E quindi questa volta ho deciso di provarne uno in plastica, sperando di risolvere questo problema. Inoltre questo ha una misura compatta. Non so la differenza tra i vari skate, quindi quelli più piccoli come questo con quelli con la tavola più grande, magari scrivetemelo voi sotto nei commenti. Comunque questo qui, essendo più piccolo, secondo me è più pratico ed è più tascabile, diciamo così, quindi credo che sia più facile da utilizzare insomma per uscire di casa, quindi per coprire brevi distanze, infilarlo nello zaino o appenderlo nello zaino senza grosse difficoltà, appunto perché occupa poco spazio. Dunque, questo è il prodotto. Adesso vi lascio giù nell'info box tutti i link, tutte le informazioni a riguardo. Io direi innanzitutto di provarlo e poi di creare qualcosa di particolare e personalizzarlo un pochino. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo skateboard, oppure come lo personalizzereste voi. Ok, quindi abbiamo anche provato il prodotto funziona molto bene, direi che è approvato. Ricordatevi di usare il casco anche se siete molto bravi, perché l'imprevisto è dietro l'angolo. La lampada Felix. Ecco qua Felix. Ciao amore. Ma ciao. Felix è un po' contrariato perché gli ho modificato la sua cuccia. È vero Felix? Ma stiamo facendo il makeover dello studio.
Dopo ci sarà uno spaziettino tutto bello anche per te. Non posso spoilerare troppo. Non posso spoilerare troppo, che sennò gli roviniamo la sorpresa ai nostri amici. Ciao amore. Ehi, ciao Felix. Sei venuto a salutare i nostri amici per il primo video sul canale? Vuoi fare la star? Vuoi che cambiamo nome al canale? Scriviamo DIY by Selena e Felix? Non approva? Ragazzi, cosa dite? Cambiamo il banner nel canale? Scriviamo, mettiamo anche Felix? Vuoi diventare la mascotte? Oppure possiamo mettere anche il suo faccino? Che dite ragazzi? Cambiamo la copertina del canale e mettiamo anche Felix come mascotte? Stavo dicendo, ricordatevi di usare il caschetto anche se siete molto bravi perché l'imprevisto è dietro l'angolo e potrebbe veramente salvarvi la vita. Quindi non scherzate e usate tutte le protezioni a riguardo, caschetto in primis, ma anche le altre. E niente, direi che questo prodotto è approvato. Vi ricordo di guardare giù nell'info box, tutti i link e andiamo adesso a, personalizzarlo un pochino con un piccolo, DIY molto molto veloce. Comincio andando a rimuovere questo adesivo, rimuovo quel che riesco prima a mano. A questo punto è rimasta soltanto la colla, ma a noi non interessa perché comunque andremo a ricoprirla. Dunque, a questo punto utilizzerò questa parte dello skateboard, appunto il cerchio dove abbiamo tolto l'adesivo, e andrò a realizzare un nuovo adesivo in modo da personalizzare lo skateboard. Quindi prendo un foglietto di carta e una matita che andrò a utilizzare per realizzare una sorta di stencil, andando a colorarci sopra, uscirà l'impronta con la grandezza del cerchio, che sarà poi quella che utilizzerò per realizzare il mio adesivo. Vado a ritagliare il cerchio e qui vado a realizzare un disegno che mi vada ad identificare. Io voglio disegnare l'iniziale del mio nome. Come sempre, se non siete capaci, andate a ricalcarlo dal telefono, dal tablet. Quello che voglio fare adesso è aggiungerci dei glitter. Dunque prendo la mia colla vinilica, un pennello molto fino, e vado a passarla tutta sullo sfondo della lettera. E ora vado a versare i glitter, però prima ho recuperato il coperchio di un vasetto di vetro per evitare che i glitter vadano ovunque, e a questo punto li verso sopra la colla, lo riempio proprio tantissimo in modo da ricoprirlo completamente e lascio asciugare qualche minuto. Sbatto. Allora, direi di passare una seconda mano di colla e glitter in modo da riempire bene tutti gli spazi. Dopo lasciamolo lì e tra poco continuiamo. Ok, molto bene, continuiamo. Quindi andiamo di nuovo a rimuovere tutti i brillantini. Non mi resta di aspettare ancora che si asciughi l'acrilico e poi al prossimo ed ultimo passaggio. Io utilizzerò questo metodo per incollarlo nel mio skateboard, ma ovviamente i metodi sono tanti, come per esempio utilizzare la colla vinilica sia sopra che sotto, la resina oppure la colla a caldo, insomma scegliete il metodo che preferite. E a questo punto vado a personalizzare il mio skateboard. Lo vado ad inserire esattamente al centro dove c'era l'adesivo in precedenza. Ecco,
E voilà, questo è il risultato finale, andiamo a vederlo meglio. Molto bene, eccomi qui con il risultato finito, questo è il mio skateboard personalizzato con la mia iniziale tutta glitterata, super luminosa. Io ho scelto questo soggetto, ma ovviamente potete scegliere quello che preferite e anche il metodo per incollarlo, insomma, utilizzate quello che secondo voi è più giusto per l'utilizzo che fate dello skate. E niente, con questo è tutto. Io vi ricordo di andare a visitare kingskate.it per andare a vedere tutti i loro prodotti. Trovate tutto giù nell'info box, link compreso. E noi ci vediamo tra pochissimo con tanti nuovi video. Ciao!